Ehi, a tutti, io sono Smail e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete potuto sicuramente notare dalla, a parer mio, molto figa introduzione del video, nella quale, insomma, mi, tra virgolette, dilettavo, sì, perché non ha senso come cosa, però ok, mi dilettavo a fare il livello 25, proprio come se non ci fosse un domani, mi mettevo a mobbare di qua e di là, veramente in modi assurdi, e ho droppato addirittura la PPP per farvi rendere conto che cose belle ogni tanto che succedono, cioè ogni tanto una gioia, vabbè. Quest'oggi finalmente non solo andremo a, a prendere il cavallo principiante, o comunque a fare una missione per ottenerlo, ma quest'oggi è il primo video che faccio dopo tanto con uno scopo ben preciso. Perché dico questo? Perché proprio nel video precedente a questo ho ricevuto un commento da parte di uno di voi, ovvero da parte di Antonio Viola, che saluto comunque ovviamente, con qualunque cosa lui mi abbia scritto non sono assolutissimamente tipo arrabbiato o qualcosa del genere con lui, anzi mi ha fatto riflettere, diciamo. Infatti cosa mi ha scritto? Lui mi ha scritto abbastanza un abbetto, e io tipo, gli ho scritto poi spiegati, no? Perché giustamente mi scrive in abbetto, ma in che senso, no? Allora lui ha detto, in un certo senso mi ha detto che dovrei fare video con scopi più precisi e utili, senza soffermarmi su qualsiasi cazzata. Io comunque non gli do torto, perché alla fine è vero che io spesso e volentieri su ogni minimo particolare devo dire qualcosa. Per cui niente, allora io gli ho risposto: guarda, il punto è che questi video che faccio sono così tanto, cioè sono così tanto per parlare un po'. Se devo farli proprio con scopi utili, no problem. Prima o poi ci sarà qualche video del genere. E sapete cosa? Finalmente quest'oggi andremo proprio ci sarà uno scopo. Andrò a uccidere arcieri selvaggi, perché giustamente per prendere il cavallo, insomma, per finire la missione dovrò uccidere 20 arcieri selvaggi, ragazzi. Quindi insomma, almeno abbiamo uno scopo finalmente, ragazzi. Cioè, era da una vita che desideravamo questo momento, penso. Anche se tutto sommato devo dire che molti di voi, comunque, quando io carico video tranquilli, insomma, mi commentate in modo positivo, lasciate pollici in su, e di questo, cioè, io comunque sono molto felice di questo. E altra cosa, ragazzi, che mi ha fatto davvero rimanere a bocca aperta è il fatto che stiamo crescendo di iscritti in una maniera assurda. Io tipo fino a forse sabato, cioè ora magari parlando soltanto di giorni così è un po' difficile da capire il tutto, però se vi dovessi parlare di aspetta, lunedì, oggi siamo 22 che sto registrando il video. Io tipo fino a sabato, che era quindi 20, sabato 20, mi ricordo che avevo sì e no 130 o qualcosa di più iscritti. Beh, qualcosa del genere. Anzi, forse ne avevo 130 la mattina, fino alla mattina. Poi la sera sono diventati 138, tipo. Fate conto che adesso, cioè da sabato fino adesso, quindi da 130 iscritti, adesso siamo a 150 e passa iscritti. Io tipo sono davvero contento del fatto che stiamo accumulando, cioè il canale sta crescendo di iscritti in un modo assurdo. Inoltre anche le visualizzazioni, insomma, dei vari video che faccio, devo dire che sono abbastanza visti, ci sono spesso riscontri positivi, cioè quasi sempre like, ragazzi, sono veramente contento di tutto ciò, veramente contentissimo. Ma comunque, detto ciò, ora non so quanto tempo è passato soltanto per dire queste cose, perché io ovviamente sì che il video questo qua dovrebbe avere lo scopo, uno scopo, però è anche vero che, boh, tipo, mi sono messo a parlare così e cosà. Vabbè, comunque adesso andiamo dallo stagliere, però c'è un però. Dov'è la medaglia di equitazione? Vi starete chiedendo. Beh, non è un problema, infatti ho avuto la fortuna di dropparla con un personaggio, e non un personaggio qualunque, perché ora lo sto per portare qui, mi basterà fare il cambio canale, sempre se non crash prima, e ecco, dovrebbe essere qui a momenti. Guardate un po', guardate un po', vediamo un po' se spunta un quadratino giallo sulla minimappa. Dai che c'è, dai che c'è, dov'è? Oddio, vabbè, finché è invisibile, eccolo, eccolo, ragazzi, Mr. Smail, esatto.
Questo qua ho deciso di che sarebbe stato il mio nuovo dropper qui su questo server. Ma non attenzione ragazzi, una cosa però. Dropper però di livello basso, infatti come dropper di livello un po' più alto, tipo sul 55, vabbè comunque poi dipende, mi farò un Tsura, che già c'ho, infatti quello là l'avete visto, che si chiama IM Smail. Per ora come dropper a livelli bassi c'ho Mr. Smail, esatto, che è mentale, da non sottovalutare questo fatto. E la medaglia ce l'ho esattamente qua su Mr. Smail, ecco qua. Ho avuto la fortuna di dropparla dopo tipo un minuto che sono loggato, vabbè. Comunque adesso io direi di iniziare immediatamente. E attenzione, avete presente i buoni di equitazione, no? Io spesso leggo in chiama che molti li reputano talmente inutili da buttarli a terra. Invece no ragazzi, secondo me sono utilissimi, perché alla fine se magari uno non ha il cavallo o anche che gli è morto, può benissimo cliccarci sopra e arrivare in posti cioè quasi velocissimamente, cioè. Infatti adesso io farò così, cavalcare usando il buono di equitazione. Ma prima facciamo, voglio cavalcare. Ok. Oh, hai la medaglia. Ottimo. Ora non ti resta che dimostrare di essere in grado di cavalcare. Uccidi 20 arcieri selvaggi in 30 minuti. Se ci riuscirai, sarai pronto per cavalcare. Che bello. Ok ragazzi. Praticamente è iniziata la missione, infatti ce l'ho qui. Meno male che io ho fatto quasi tutte le missioni. Ora devo fare la cavaliera corazzata. Ok. Cavalcare usando il buono. Vai. Adesso ragazzi, dirigiamoci esattamente. Ah, io non so se passare da qua. Che cosa che spesso faccio ogni volta con un personaggio. No, invece passiamo da sotto. Passiamo proprio da... No, da sotto non esattamente. Passiamo da qua per poi scendere giù e arrivare, insomma. Intanto vedete che velocità ho grazie alla pozione viola. Questa qua. Wow. Intanto nel frattempo che faccio la missione parlo. Perché giustamente io senza parlare in un video non sono nessuno. Allora... E ultimamente ho fatto davvero tanti progressi, devo dire, cioè, oddio, si fa per dire, che tipo di progressi ho fatto casomai. Intanto abito, allora non so io, nel video precedente, cioè io ve l'ho detto, la memoria corta mi frega sempre. Comunque, qual è il fatto? Che forse avevo sì, l'abito gremisi più... No ragazzi, c'è la medina della gelosia. Sapete che vuol dire? Da qua escono gli arcieri. Vabbè, scendiamo dal cavallo e... Cioè, io... No, non lo so se farla veramente. No, lasciamo perdere. Anche perché levo troppo poco ancora al mio livello. Ed essendo ninja poi lasciamo stare. Comunque, dicevo... Sì, se non sbaglio, avevo l'abito gremisi massimo più... Non so se era più 4 o più 5. Comunque, sono contento adesso di averlo più 6. Inoltre, anche la difesa qua, devo dire che sono messo... più o meno bene. Fate conto che qua indosso sto coso qua, che praticamente ha la stessa difesa di un elmo del livello 1 più 5. Beh, spero prima o poi di avere un qualcosa un po' più decente. Comunque vedete che essendo 20 gli arcieri sono molto easy da fare fuori. Ah, giusto, adesso però c'è un problema, c'è un problemino, sì, praticamente, come ben saprete, cioè, poi non lo so, potreste anche non saperlo, comunque, il cavallo principiante costa la bellezza di 100k, 100.000 yang, e io adesso ne ho 77.000, cioè, vi rendete conto, sono davvero molto povero, no, proprio povero. Spero infatti di riuscire ad accumulare altri 30.000, cioè, ah no, in questo caso me ne servono 22.000 forse, spero di non aver fatti conti male. Beh, in ogni caso sempre meglio avere qualche soldo in più, perché giustamente senza soldi, addio, cioè il cavallo può rimanere là ad aspettarmi per un sacco di tempo. Spero il più presto di prenderlo, è bello, cioè, top. Ok, ok. Intanto io giustamente mi metto con l'arco a mobbare perché... Ah, sapete, qualcuno mi ha chiesto perché ninja? Ok, cercherò di dare questa risposta così. Beh, semplicemente, innanzitutto, sfera trasformazione, che cacchio! Buono, scagnosto selvaggio, buono. Comunque dicevo, perché arciere? Sì, arciere pure io. Perché ninja? Allora, innanzitutto perché appunto una volta già l'ho avuto
tipo è molto figo, insomma, come personaggio. Mi piace. Tanto qua ne mancano 14, ok. E poi perché comunque, oddio, se quello, no, non mi dire che si uccide gli arcieri questo, aspetta, affido la medin. Ok, è ancora, l'ha appena iniziata. Ehi, ti scrocco gli arcieri, no, ok. Bene, dicevo, praticamente è figo il fatto comunque di potersi mobbare, ok? Magari uno non si può mettere i mantelli del coraggio, però quando sei ninja veramente ti diverti molto, cioè non puoi dire niente, cioè è spettacolare il fatto di autoprenderti mob così, puoi stare fermo in quella medesima posizione e ti prendi mob, capito un po' la cosa bella. Beh, comunque altre arcieri che spuntano, no, non mi muovere troppo, che boom. Comunque, se non ho fatto prima la medin io per conto mio, l'ha fatta questo bravo ragazzo che mi sta lasciando anche gli arcieri. Comunque sì, oltre comunque il motivo del mobbare di qua e di là, magari sì che posso fare, posso essere io stesso il mantello, cioè io posso essere una sorta di mantello del coraggio, beh. E comunque ragazzi, pensateci, ninja è comunque in sé molto figo come personaggio, ed è penso sia anche molto bello il fatto di crescerlo, magari ecco, appunto perché è una razza abbastanza, diciamo, difficile, cioè non è facile come personaggio, quindi insomma è sicuramente molto molto bello pensare di riuscire a portare un personaggio del genere a livelli alti, cioè capito un po' la cosa. Vabbè sì, spero di in un modo o nell'altro essermi spiegato. Comunque ho ucciso, veramente mi mancano 5 arcieri, è abbastanza semplice come missione. Mamma mia della roba. Ok, bravo. Gli chiederei che libro. Ah, che libro? Magari è un tranello e me lo regala. No, vabbè, col cavolo, ragazzi, col cavolo. Magari a ora della spada io metto a piangere. Ok. Vabbè, abito formiche rosse, lo prenderei per sfizio. Sì, piuttosto mi ispira quando arrivo al 26 indossarne uno. Vabbè che già ne ho droppati un paio e li ho nel magazzino. Perché sì, piuttosto che comprarli dal mercante armature che costano abbastanza come abbi, insomma, un brazo. Beh, mi secco tanto spendere quanto è che costano, aspetta. Non lo so, potrei benissimo andare adesso con Mr. Smail, che ce l'ho ancora qui per fortuna, e dare un'occhiata al mercante d'armature per rendervi partecipi del fatto che comunque il prezzo non è basso, quindi mercante d'armature, eccolo là, sì, col suo tempo. Intanto togliatemi, ok, teoricamente sto registrando il microfono, ok, l'importante, se non ho registrato il microfono, sapete che vuol dire? Come minimo tante brutte cose, parolacce, queste robe. Comunque, costa, vediamo un po' se non mi rush, 12.000, ok, non che sia tantissimo, però, sinceramente, sempre meglio comprare, cioè droppare le cose finché si può, perché almeno è gratis. Ah, non ho preso in considerazione il fatto che le pozioni pian piano mi stanno finendo. Bandiera! Ah, se non sbaglio con la bandiera, non so se con una o con due, possiamo fare l'elmo da più 4 a più 5. Potrei anche sbagliarmi e poi invece funziona per un'altra cosa, perché io tipo mi ricordavo un qualcosa del genere. Comunque è davvero bellissimo essere al 25. Io vorrei indossare adesso dei coltelli corti così tanto per... cribbio. Oh, dunque, molto probabile che non appena farò livello 30, oddio sto morendo, perché muoio, perché? Okay. Probabilmente quando farò livello 30, non vedo l'ora, e andrò a fare una cosa bellina, cioè mi metterò a pescare, esatto. Così tanto per, anche perché comunque, anzi, forse oltre che a pescare, mi metterò a, intanto ne mancano due qua, ok. Mi metterò, come posso dire, a picconare, perché alla fine non sarebbe male avere un piccone con tanti bei punti. Io non mi sono mai dedicato poi così tanto al picconaggio. Ah, a proposito, posso mettere l'arco del 25? Sapete che vi dico?
Ciao arco lungo, ora metto l'arco battaglia, troppo bello. Velocità attacco 29. Ok, bello. Non mi rubare la... Brutto figlio di tua madre, non ti dico altro perché... Comunque, intanto vedete... Ah, perché me lo sono fatto fottere? Perché? Ok, lascia l'altro. È un po' che brutte persone. Comunque no, seriamente parlando. Ok, seriamente parlando. Io sono a 25, ok. E il cavallo lo sto procurando per me. Smail, ninja, sì. Però, per quanto riguarda invece il Sura, la sciamana, il guerriero, adesso qua è un problemino, eh. Anche se il guerriero, cioè Mr. Smail, potrei decidere di lasciarlo al 23. Perché alla fine, dal punto di vista del drop, di robe tipo, non so, armi del 30, dai maledetti, devo dire che funziona il tutto, ci ho provato. Esatto, e me la son cavata, ho droppato in tipo 5 minuti che ho loggato, insomma, il personaggio, una foglia nera. Che bello, ragazzi, mi sono sentito felicissimo e ho deciso di lasciare quel personaggio al 23. Quindi comunque il cavallo non avrà bisogno, quindi non avrò bisogno di prenderlo nel guerriero. Il problema sarà proprio per quanto riguarda la sciamana e il Sura, che per ora... diciamo il Sura non lo sto calcolando più di tanto, mi sto soffermando sulla sciamana, sì, esatto. Comunque, chissà che salendo da qua troviamo uno specialista brutale, magari Dio. Ah, da notare che ho messo i pezzi di medaglia qua che droppavo, tipo in questo modo. Li ho disposti così almeno, c'è un ordine ben preciso, capito un po'? Che cosa bella? Wow. Fateci caso, questa roba tipo non assomiglia magari in un modo molto lontano, ma anche questi qua, ad un tipo fidget spinner, cioè non so voi. Boh. Piuttosto chi ce l'ha il fidget spinner di voi? Questa è una domanda penso molto interessante, eh? Chi se non me, insomma, avrebbe fatto una domanda del genere? Ah, ma ci avete mai fatto caso tutti questi anni di gioco di meting? Perché esistono certe soldatesse, arciere, anche mi pare vire, insomma quello che... Che sono così aggressive, hanno qualcosa di strano. Non l'ho mai capito, sinceramente. Magari hanno un drop di qualcosa, no, beh, soldi, soldi. Beh, non sono molti, ma ora come ora sono davvero tanti. Allora, gente. Che cosa c'è là? Ah sì, giusto. A posto. Niente specialista brutale, purtroppo essendo ancora CH pochi, cioè fino a soltanto 4 CH, che è tristezza, ci troviamo comunque in una situazione di ammassamento totale. Sì, ora manco due passi e spunta un tizio a caso. Cosa ho visto? Un'altra, ecco, ormai facciamoci anche la comandante, no? Tanto per rimanere in tema. Ta, guarda che combo. Sì, vabbè, sarebbe stato spettacolare se fossi riuscito. Se fossi riuscito, se avessi fatto, se fossi riuscito, capito un po' in cosa consiste tutto ciò? Ok, gente, tanto da notare il fatto che in tutto questo tempo ne ho accumulati di punti karma. Ne ho accumulati davvero tanti. Davvero tanti. Bello, 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 bello. Allora, vediamo un po' un altro, Bibiro, che bello pensare che avrò anch'io il cavallo, ragazzi, mi sento potente. Tanto ecco Mr. Smail che l'ho lasciato là, vabbè dai, vieni con me, va, vieni con me, ecco, cammina, segui, segui, ecco. Vedete un po' che teoricamente mi sta seguendo, sì, con il corso tempo. Ecco, gestire tutti questi personaggi insieme a volte è una rottura, perché, tipo, intanto c'è una che si chiama Barbie, mi ispira tantissimo. È proprio vero, mi soffermo su ogni cazzata. Stavo per dire il perché del fatto che comunque è una rottura gestire più personaggi. Ho visto questo personaggio che si chiama Barbie e mi sono veramente, cioè ho lasciato stare il perché, non l'ho più detto. Quindi, boh, non fateci caso, per favore. Dimenticate ogni volta che mi sono soffermato su qualcosa, dimenticando di dire il continuo dell'altra cosa. Per favore, dimenticate
tutto. Purtroppo è una cosa che mi rimane dentro. Spero prima o poi di cambiare in questo senso, magari cercando di dire meno cose, magari dire cose più utili, cose più interessanti. Cioè, magari non tanto interessanti, ma comunque cose più sensate, ecco. Piuttosto io penso che ormai sarà impossibile, ma vorrei farmi una sciamana di nome Sasha Grey, ma ormai non ha senso, perché ho già Smeila, perché devo farmi Sasha Grey? Smelta vita ragazzi, no vabbè, ma comunque non scherziamo con le cose serie, Sasha Grey resta sempre una brava ragazza, cioè... Comunque, oddio mi è venuto il singhiozzo, ma siamo seri. Torna dallo stalliere. Riferisce allo stalliere i risultati, ok. Vai. Hai portato a termine la prova con successo. Per poter cavalcare ti serve licenza per cavalcare. Te la posso preparare io, ma ci vorrà un po' di tempo. Ecco il singhiozzo che fa effetto insieme al rutto, che brutto. Ma non volevo fare questa rima, credetemi. Comunque, che bello. Finalmente, gente. L'osteria ti sta preparando una licenza. Va bene, va bene. Tanto, chissà che fino a domani, però... Dipende anche, dipende da me, perché comunque sono un po' assonnato. Io questo video voglio cercare di ultimarlo per stanotte proprio, perché già sono le 22:21. Entro mezzanotte mi piacerebbe averlo concluso, comunque anche editato, cioè spero ovviamente di farcela. E visto che ci siamo, prima di concludere il video, adesso io tipo, cioè magari non subito immediatamente, ma ecco, magari non appena io avrò fatto il saluto e sta roba, vi metto una clip, perché tipo a un certo punto io e un tizio, che adesso non mi ricordo esattamente chi sia questo tizio, che comunque saluto, a un certo punto mi ha tipo, anzi sono io che ho sfidato a lui al duello. E il bello, sapete qual è stato? Che ho perso, ragazzi. Sì, ho perso. La cosa buffa in tutto ciò è che ho perso. Io convinto, cioè nella mia convinzione, lo sfido, convinto di batterlo. Cioè, lui è un Sura bianco. Cioè, io ho perso malissimo. Quindi, insomma, comunque lui a primo impatto non ha detto niente, no? Tipo, ok. Poi mi ha visto con un altro personaggio, che era tipo I am Smail, forse, no, vabbè, forse sì. O era I am Smail, o era sempre, no, forse era Mr. Smail, non lo so. E mi ha scritto tipo, cosa mi ha scritto qua? Mi ha scritto tipo, ma sai quello che fa i video? Vabbè, qualcosa del genere. E tipo, sì. E tipo, lui ha detto che gli sarebbe piaciuto comparire in uno dei miei video. E beh, cosa ha voluto la sorte? Che proprio io poco prima registrassi la clip nella quale insomma facevamo quel combattimento e io perdessi male. Quindi insomma lui adesso è potentissimo. Vabbè, a parte questo, comunque saluto chiunque tu sia che mi hai sfidato, cioè anzi che io ho sfidato te, cioè fa un cuore, va a me quando non so collegare due parole in proprio. Dico saluto veramente te. Tu che stai guardando questo video, che comunque oltre che salutare tutti voi insomma che siete grandi, che mi seguite ogni giorno, anzi anche su Made in 2 stesso ogni spesso mi ritrovo commenti, cioè PVT con gente che mi scrive ma sei quello di YouTube? Io tipo sì, mi dice ragazzi non sapete che cosa bella. Pensate che questo tizio, perché li chiamo tizi? Pensate che questo? Ma neanche, così è peggio ancora. O li chiamo per nome o mi invento un nomignolo da dare a tipo alla gente bella. Pensate che questo Smeiliano. No, ma che cazzo vuol dire? Ah, ragazzi, sono serio, consigliatemi tipo dei soprannomi da dare ai miei iscritti, cioè al posto di chiamarli ogni volta Tizi, Kai, insomma, voi magari pensate come potrei chiamarli? Cioè, magari, ora, un nome, vi posso dire, no, magari non tanto Smail, no, beh, comunque ditemi voi se avete qualche idea per chiamare
per chiamare comunque al posto di dire iscritti, ecco, magari chiamiamo la gente in un altro modo, giusto? Beh, ditemi voi, comunque lui mi ha scritto tipo a caso, ma sei quello che fa il video, sì? E io tipo gli ho detto sì, certo, e lui tipo sei un grande, ovviamente, perché cioè, io ormai sono un grande, ragazzi, si è capito. Ovviamente non che lo sia veramente, ma comunque se per voi lo sono, io sono davvero contento di questo. E niente, ora lui praticamente comparirà anche in video senza che vi dica niente. Che il bello è che mi ha chiesto, ma che livello sei? E io tipo ho detto, guarda, io te lo potrei anche dire. Però calcola che domani, quindi comunque oggi che state vedendo questo video, dovrebbe uscire un video. E tipo lui, cioè io gli ho detto sempre, preferiresti che te lo dicessi così o il video? E indovinate un po' che risposta ho ricevuto? Video, ragazzi, video. Esatto. Beh, che bello. Magari spero un giorno di... Ora qua stiamo parlando di PVT, però non ho visto ancora il suo personaggio e tutte queste robe. Cioè non ci siamo mai visti, cioè lui mi ha scritto per della serie ora vado in PVT e scrivo Smail, capito un po'. Che cosa? Mi sto scrivendo da solo. Oh mio Dio, veramente. Perché mi sto scrivendo da solo? Comunque in questo modo è stato più o meno l'approccio. E niente ragazzi, come al solito io ho fatto durare il video un'eternità e ho cominciato a soffermarmi su ogni minima cazzata. Perché sì. Vabbè, facciamo una cosa, magari in qualche altro video, cioè qualche video che farò, lo farò un po' più dove appunto mi soffermerò su ogni cazzata, mi metterò a parlare su quello che, cioè, mi metterò a parlare come se non ci fosse un domani, come sto facendo adesso del resto, e magari insomma cercherò di fare qualche altro video nel quale ci sarà un qualche scopo, esatto. Magari anche qualche video interessante potrebbe essere loop di qualche oggetto, esatto, che vi posso dire, ecco, quella bandiera, no? Un attimo, spero che ne serva una e non due, per favore. Come? Non detto. Sarebbe stato buono se magari adesso stesso upavo, cioè mi fossi messo lì a upare questo cappuccio a più 5, almeno ci avrei provato, cioè ci avrei provato. Potrei provare anche il cappuccio in pelle, ma ragazzi, sapete cosa vuol dire da più 4 a più 6? 30.000 yang sono. 30.000 yang, io non ci tengo, sinceramente. Comunque, gente, dopo aver detto tutto ciò, come al solito, io, cioè, innanzitutto spero, quello che spero, ogni volta io, a fine di ogni video, la mia speranza, o vabbè, insomma, quello che spero, e di non aver assolutissimamente detto cose di cui magari, cioè cose comunque, magari potrei aver detto cose magari non tanto giuste dal punto di vista grammaticale, ma comunque anche dal punto di vista qual è altro punto di vista? Magari anche dal punto di vista di quello che ho detto, cioè potrei veramente aver sparato la peggio cavolata, tipo fino ad ora ho detto cose tipo tizio, caio, oh mio Dio, quanto sono stupido. E beh, gente, niente, io veramente mi fermo qua, spero che il video sia stato un po' piacevole da guardare, e niente, dai. Io vi lascio qua, anzi vi lascio con la clip, quello là dove perdo male, esatto, sì, esatto. Va bene. Niente ragazzi, da Smail è tutto. Ciao a tutti Vieni qua anche tu, Mr. Smail. Che bello, facciamo così, dai. Ammazziamoci. Ta ta ta. Da notare che il guerriero fa veramente più o meno male. Invece io ta 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 ta. Bello ragazzi. Io spacco. Niente, lasciamolo in sospeso. Anzi, ho la sensazione che creperà prima il ninja. Eh sì, purtroppo mi tocca dirlo ancora il ninja è abbastanza tempo. Dai, così. Perfetto, che bello morire così. Ok, gente. Perfetto, adesso posso chiudere veramente il video. Posso chiuderlo veramente, che cosa bella. Da Smail è tutto, ciao a tutti e alla prossima. Thank you.
makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well times can be tough. When there's no one there to care.